Non ti riconosciamo da studio per il baffo. Cominciamo con il look, Nando. Che è successo? No, abbiamo un po' cambiato look perché a casa la mia ragazza, mentre mi facevo la barba, mi ha detto: proviamo con il baffo. È andata bene. Mo... Va bene? Sì, è andata bene. Massimo, è andata bene? Sì, sì, no, sta benissimo, sta benissimo. Lo saluto caramente. Confermato, accesa. Saluto da Massimo Profeta in studio, naturalmente. Ricambio, ricambio. La partita. Massimo. 2 minuti, pronti via, potevi subito indirizzarla a favore del Latina, ma Moruzzi ti aveva concesso spazio, poi però è stato bravo a salvare sulla linea. Sì, assolutamente. Ha fatto una bella chiusura quando ho saltato il portiere, anche su quell'altra azione che il portiere mi ha fatto un'altra parata. Abbiamo fatto, secondo me, meritavamo qualcosa in più per un errore nostro che abbiamo concesso, abbiamo preso gol e purtroppo la partita si compromette e non siamo riusciti a recuperarla. Soprattutto il rammarico, sei d'accordo Nando, per i primi 20 minuti dove sembravate messi molto meglio in campo? Sì, sì, io ti dico la verità, da campo loro non mi davano mai la sensazione che ci potevano fare gol, solo su qualche errore nostro. Purtroppo abbiamo fatto un piccolo errore che l'abbiamo pagata, poi dopo la partita diventa più difficile e purtroppo complimenti a loro e niente. Ecco, poi Plizzari si è superato anche al 93esimo perché poteva essere 1-1 poi 2-0. Assolutamente, assolutamente. Plizzari come portiere è un portiere importante. Quando deve rispondere, risponde presente nei momenti in cui la squadra ne ha bisogno. Faccio una domanda difficile per chiudere, Nando: cosa è mancato per vivere delle pagine importanti con la maglia del Pescara a Nando del Sole? Purtroppo ho fatto tanti errori, è dagli errori che si impara, si cresce. Adesso mi sento maturo e per questo voglio provare in tutto a recuperare quello che ho perso per strada e ce la metterò tutto per ritornare nel calcio che conta.